Ha percorso la tratta a Roma Formia da solo sul treno, come un normale cittadino. Ma il soggetto in questione non è uno come tanti, ma è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Niente auto blu per lui e per la sua rosa di assessori e consiglieri. Il presidente predilige gli spostamenti con i mezzi pubblici. Tante le priorità inserite nell'agenda del governatore, tra queste ci sono anche delle modifiche al servizio del trasporto regionale. Il convoglio sul quale viaggiava il presidente è arrivato alla stazione di Formia puntuale. Questo è puntuale, non so se è un caso, ma era qui è andata molto bene. È evidente che c'è un problema enorme di rapporto, di collegamento, che non è solo di trasporto, ma quello di rendere il pendolarismo non un obbligo, perché qua non c'è più niente, non c'è lavoro, non c'è un sistema sanitario, non c'è università, non c'è cultura, quindi c'è un tema di investimento sulle infrastrutture sicuramente. Cosa si può fare per migliorare il servizio? Noi dobbiamo fare in fretta, subito, reperire risorse intanto per mettere più treni sugli attuali binari e poi ridiscutere una totale riorganizzazione del sistema della mobilità regionale, che deve diventare regionale. La tragedia del Lazio è che ci sono troppi galli a cantare, è una mobilità nella quale ovviamente la capitale la fa da padrone. E la prima grande sfida è quella innanzitutto di costruire un'unica agenzia della mobilità regionale, non facendo un'altra azienda ma integrando quelle che esistono, in modo che si discuta della vita, cioè delle persone che si muovono e si muovono a livello regionale. E poi investire. Novità in arrivo anche per i collegamenti marittimi. E qui abbiamo messo, come si dice a Roma, una pezza a una situazione drammatica sul Lazio Mar. Stiamo ora seguendola passo passo perché siano garantite i livelli occupazionali, però si arrivi a una svolta attraverso l'apertura del mercato e la garanzia di una mobilità diversa. Intanto porteremo la sede di Lazio Mar qui a Formia, perché tenerla a Napoli mi pare francamente una follia. Io non lo sapevo, quando l'ho saputo dico ecco una delle cose che solo un po' d'amore per la cosa pubblica può realizzare, e lo faremo.